una delle storie più romantiche del calcio moderno. Francesco Lodi si lega al Catania agli inizi del 2011. È una squadra che si deve salvare. In panchina un certo Diego Simeone e nei suoi occhi il fuoco speranzoso che vuole riscattare due annate in chiaroscuro tra Udine e Frosinone. Ci mette poco, con quella 10 sulle spalle ad incorniciare dei quadri d'autore. Lo fa con un marchio che diventa il suo. I calci su punizione. Ci sono quelli a Lecce e alla Juve. Con una costante, i minuti finali. Perché presto quel mancino ricuce le ferite di un popolo cullato e trasportato al di là. E oltre tu vai. Perché nella classifica dei migliori bomber su punizione del decennio, tu sei quarto. Alle spalle di Messi, Cristiano Ronaldo e Pirlo. Quel piccolo Barcellona, così soprannominato, è portavoce di un gioco qualitativo altissimo.